Allora, buongiorno a tutti, buon mercoledì e benvenuti in questa nuova reaction a Loki, episodio 5. Come vedete siamo sempre in streaming su Twitch, ci trovate live tutti i giorni, trovate link in descrizione. Twitch è una piattaforma gratuita, se avete Amazon Prime avete tanti golosi vantaggi. E ogni mercoledì, questo qua è il penultimo mercoledì perché la prossima settimana uscirà l'ultimo episodio. Però ogni mercoledì mattina ci trovate dalle 8.30 per guardare l'episodio su Disney Plus che esce alle 8.50. Questa qua è la mia reaction editata con tutti i migliori momenti della puntata, e la puntata messa in alto in piccolino. Invece in descrizione troverete il link della reaction senza tagli, completa, con un minutaggio al quale sincronizzare l'episodio. Detto ciò, episodio 5, sono usciti tutti i video nel corso della settimana riguardo l'episodio 4, c'è tanto hype a riguardo, dovremo vedere altri Loki, altre cose, però poi il resto, ci sono un bel po' di roba che ci hanno fatto vedere nei trailer, ma è tutto un mix di cose che non si sa come si uniscono. Io punto i miei molluri su un Loki cattivo che gestisca tutto, anche se Miss Minute o Kang mi stuzzicano, però punterei su un Loki cattivo, soprattutto Loki re di Asgard. Ma vedremo. Comunque, guardiamoci la puntata. Buona visione. Tu 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 tum. Pam 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 tum. Pam 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 pam. Vai. Siamo dentro la TVA. Adesso arriverà Sylvie con Renslayer, sicuro. Ah, ok, ci troviamo nella stanza dei custodi. Ok. Ah, New York, andiamo. Da Loki. Wow. Chissà che apocalisse c'è stata. Che apocalisse c'è stata qui. Tempesta. Questo è il vuoto, quello è Alayot e noi siamo il suo pasto. Andiamo. Alayot. Bello. Quindi l'hanno subito chiamato il vuoto. Di conseguenza ci spiegheranno sicuramente nell'episodio che cos'è, immagino. Questa sorta di purgatorio in cui si trovano. Chi c'è davvero dietro la TV? Diccelo. Nel buio quanto te. Povero giudice Renslayer. Immaginavo. E se ti dicessi che Loki non è morto? Non ancora. Quindi lo sa come funziona. Te lo racconterò volentieri. Perché? Perché voglio sapere chi c'è a capo di tutto. Voglio sapere chi mi ha mentito. Ok. Va bene, a me sembra convincente. Facciamo... Alleanza? Oh sì. Visto Jack Sparrow, sta qua. Quando invece dovrei cercare un modo per tornare alla TVA. Oh. Smettila di lamentarti. Dico questo Kid Loki. Grazie. Vuoi dirmi che anche quel coso è un Loki? Sì. Ma avete mai utilizzato un tempad? Oh, l'unica cosa che potrebbe portarci via da qui, sì. Si trovano ovunque, giusto? Andiamo. Tu puoi fare ciò che vuoi. Carino questo Kid Loki. C'ha pure un tostapane sulle spalle per qualche motivo. Farai bene a rispettare il ragazzo. Questo è il suo regno. Il suo regno. Ho ucciso Thor. Wow. Thanos c'è scritto là. Ah, questa è la base. Il piccolo Thor. Se il vuoto non fosse la fine, se ci fosse dell'altro dopo. Ah. Perciò come superiamo il vuoto? Che mi dice dell'astronave del vuoto? Ossia? Sì, il prototipo. Che cos'è? Miss Minutes, dove sono i file su questo veicolo temporale? Sto ancora cercando, tesoro. Quanto manca? È questione esiste, di esiste, dai. No! Non starei pensando di darti alla fuga, vero? Sappiamo. Tronza! Ammetto di esserci cascata per un momento. Sì, pure io. Come i samurai! Geniale! Racconta la tua storia, Loki. La mia? Nessuno vuole sentire la mia storia. Sì, vogliamo. Dopo aver finto la mia morte, sono andato alla deriva nello spazio. Lontano da Thor, lontano da tutto. Sono atterrato su un pianeta remoto e sono rimasto in isolamento per molto, molto tempo. Poi? Ma non appena ho mosso i miei primi passi per lasciare il pianeta, è arrivata la TVA. No. Io vado. Dove vai? Via da questo posto, dal vuoto, torno alla TVA. Se è vivo... può morire, perciò ucciderò lo squalo. Mi piace. Ucciderò, e mi farebbe comodo l'aiuto di tutti voi. Ah!
Oh, salve, mi sa, vero? Eccoli. Questo è un incubo. E lei dove si trova? Una scuola, bus. Dai, i feels da The Last of Us, così. Ma è San Francisco. Cos'era? È Mobius? Vuoi chiudere? Sì! Tieniti forte! L'Egitto pure qua, tutto insieme! Mi scuso, mio signore, ti ho tradito! Cosa? E ora sono il re! No! Mio l'esercito, mio il trono. A tal proposito... Mi sa di no! Ma che caciara! Eh? Che hanno fatto? Sono... ah, sono illusioni! Wow! Vuoi tornare da quella nube furiosa? Sì, credo possa essere la risposta. Ok. Torneremo dalla nube. E perché lei ha visto quella cosa lì nello spazio? La nave! Ah, con pure le persone dentro! Wow, l'ha disintegrata! Auto. Che cosa? È Sylvie? Allora, Mobius! Ma... come avete... Pensavo ti servissero rinforzi. Noi da bambino, noi nel futuro e noi come alligatore. Qual è il tuo piano, allora? Io penso che la persona che stiamo cercando sia oltre il vuoto alla fine dei tempi. Come superiamo il cane da guardia? Io lo incanterò. Bello! E che fa da sola? Lasciateci. Ok, ok, va bene. Hai avuto un contatto con la variante? Sì. Voglio che tu mi dica che cosa la motiva. È spinta dalla vendetta. Qui non si tratta affatto di proteggere la TVA. Anche tu vuoi solo trovare chiunque ci sia dietro a tutto questo. Non lo scoprirai mai. Non prima di lei. E perché mai? Lei ne ha bisogno. Ok. Come faccio a sapere che alla fine non tradirai anche me? Ho tradito mio padre, mio fratello, il mio popolo. Non sono più quella persona. D'accordo? D'accordo. Non... ma cosa sono precisamente? Quella è la nave di Thanos o di Ragnarok? Credo che se mi avvicinassi abbastanza riuscirei a incantarlo. Mi piace così questo mi piano. La nave del cattivo dei Guardiani della Galassia volume 1, non ricordo il nome però. Io resto. Perché? Se vai tu, vado a... ah, ok, ok. Porterò i tuoi saluti a Renslayer. Oh sì, ti prego. Loki, ti servirà lungo il cammino. Oh, così se la mette dietro. Tu che cosa farai alla TVA? La darò alle fiamme. Speriamo di vederci su una moto d'acqua. Abbraccione, sì. Pam 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 pam. Belly Carrier c'è là. Avevo visto bene allora. Quello degli Avengers, dello Shield. Dai, Sylvie! Ha funzionato, l'ha incantato. Sta ricostruendo Asgard. Forse siamo più forti di quanto pensiamo. Eh sì, è praticamente la gemma del tempo, cioè. Ah, stupido! Dai, Loki! No! Cazzo. Quella è la linea temporale, quella che si vedeva nei trailer, ma che è sta casa? Mi scusa, signori dei Marvel Studios, però non potete.
Vabbè, attendiamo la scena dopo titoli di coda. Però molto bella. Allora, quella deve essere la casa, l'edificio che Loki esplora nei trailer. Ed è un edificio tipo semidistrutto. C'era fin dai primi trailer. Devo dire che di tutte le cose che ci sono nei trailer, penso che ci abbiano fatto vedere già tutto. Quindi la prossima puntata, a parte quel pezzetto, è nullo. Tranne il fatto che ci manca da vedere Loki re di Asgard. E mi sa che quindi avevo ragione. Là dentro ci sarà Loki re di Asgard. Ed è colui che ha organizzato tutto. Mi verrebbe da pensare. D'altra parte c'è anche l'aspetto di Mobius, che ha utilizzato il tempad rubato da Silvio prima di scomparire per tornare dalla TVA, che magari si alleerà con B15 e combatterà contro la giudice. E comunque anche lei vuole scoprire chi c'è dietro. Quindi... cazzo. È molto bello, ma anche questa questione hanno rispiegato meglio il reset temporale, questo vuoto. C'è tanta roba. C'è tanta roba, non vedo l'ora che sia la prossima settimana. Penso che ci possano essere due scene dopo titoli di coda. O almeno una, comunque. Vediamo. Ci siamo. È vicina. La sento. No, non c'è una post-credit. Cazzo, è uno scam! Non c'è una scena dopo titoli di coda! Né mid-credit, né post-credit! Ma questa è pura malvagità. Effettivamente sarebbe stato magari troppo spoiler per la prossima puntata. Cosa avrebbero potuto far vedere? Vabbè, però molto bella. Molto, molto bella. Molto, molto golosa. Hype. E la prossima puntata penso anche lì durerà più o meno la stessa quantità di minuti, una cinquantina. Ipotizzo. Ci faranno vedere questo Loki re di Asgard. E quella lì davanti penso che sia la linea temporale, che si era vista nei trailer e avevo ipotizzato nell'analisi di qualche episodio fa con anche il trailer. Vediamo un po' come dove si arriva, perché non lo so dove ci possa portare tutto ciò. Sono curioso, comunque grazie mille a tutti per aver visto questa reaction su YouTube. Noi ci vediamo sempre su Twitch per la reaction in diretta, ma comunque in generale tutti i giorni. Ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!